Benissimo, passiamo allora al secondo duo, che è quello dell'Arca di Noè. Dove sta? L'Arca di Noè, siete di? Roma. Di Roma? Di Roma, sì. Non è che avete scelto il vostro nome perché c'è una canzone di Enrico che è di gran successo. Ce l'abbiamo scelto perché ha un significato. Cioè, l'Arca di Noè è stata una salvezza per gli uomini, almeno si dice. E nei nostri pezzi c'è uno sfondo moralistico, tentiamo almeno per chi ci segue di portarli su una giusta via. Cioè, una salvezza anche questa, cioè, in altre parole, una salvezza. One, two, one, two, da, si, fa, fa, pa, da. Frequentava il bar San Calisto, dove diciamo si era spostato tutta la Trastevere bene, perché prima si andava da Lucchetti a Piazza Sant'Egidio, poi si andava da Ferrazzoli a Santa Maria, famoso c'è un vecchio bar nella mia città, e dopo si era spostato tutto qua e lui veniva qua per incontrare vecchi amici e tutto quanto. Santa Maria del Fosso, mondo intorno a una fontana, dove nacquero i miei figli e dove è morta la Befana, dove c'è chi va di fretta e c'è chi ha messo il freno a mano, dove puoi capir la vita da un idiota a uno sciamano. Santa Maria del Fosso, barricata Santa Maria. Proprio qui. In questa scalinata, all'improvviso, scendevo dal fontanone, c'è cioè una discesa, una scalinata, dice, e giro l'angolo e mi ritrovo Stefano, che c'aveva tutti seduto sulla scalinata e c'aveva tutti i testi sparpagliati qui, e che stava scrivendo qualcosa, no? Iniziamo dal comincio. Da questo è il portone dove è nato Stefano Russo, dove siamo nati io. E altri eravamo cinque fratelli e tutto inizia da qua. Mio fratello all'inizio è iniziato con mio fratello Ugo e era un duo che si chiamava l'Arca di Noè e iniziò con un 45 giri alla Vedette, loro fecero il festival di sconosciuti a Riccia, quello di Rita Pavone e di Teddy Reno, e vinsero, dove Baglione arrivò terzo. E andettero a fare la finale a Lugano e poi fecero incidere questo disco e poi dopo, vabbè, mio fratello diventò infermiere, preferì lavorare e Stefano continuò. Dimmi dove vai se una casa non ce l'hai, dimmi dove vai se una donna non ce l'hai, dove vai, oh dove vai, da 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 da, dimmi un po', dimmi un po'. Uno scopo dimmi forse non ce l'hai, hai pensato mai di farti una vita intorno a te, dove vai senza una meta, dove vai, dove vado non lo so, so soltanto che uno scopo non ce l'ho. La mia vita ormai la vivo come vien, perché sai non ho più forza di lottare. Dimmi dove vai se una casa non ce l'hai, dimmi dove vai se
se una donna non ce l'hai? Dove vai se una meta non ce l'hai? Dove vai? Cantava Ugo, Stefano suonava, cantava Ugo e Stefano c'era una doppia voce. Io mi ricordo una volta, poi un dubbio che mi è sempre rimasto, una volta andiamo a suonare in Calabria, facciamo dei concerti a lui. Quella sera viene giù, dovevamo suonare in piazza, viene giù la Madonna d'acqua con tutto a Ferragosto e ci danno il palazzetto dello sport. E andiamo a suonare al palazzetto dello sport, guardate col sindaco, con la fascia in prima fila, gli striscioni e roba del genere. Sai, un paese che tu ti fai magari 30 km di nulla totale e arrivi in questo posto dove ci stanno 20 bar e 50.000 persone. E vabbè, suoniamo. E io c'era un pianoforte a coda. E a me non mi pareva vero, dico, io mi ero portato la tastierina della Yamaha, anche perché poi Stefano non voleva mai che ti portassi il piano elettrico. Io dovevi suonare con lo strumento minimo indispensabile le parti sue. Quindi non dovevi andare mai sopra le righe. E quella sera, quindi, per questa sfiga, per lui, fortuna per me, ci troviamo questo bel piano a coda, tipo roba della cavaia, tipo roba così. E quindi quando viene il momento di Bologna, che te lo dico a fare, io in Bologna comincio a suonare proprio questo, non mi piaceva proprio, era un suono della Madonna. E sai quando c'è, a un certo punto, c'è quell'alzata finale che da parte in fava in sol, il grano che nasce, l'acqua che va, che poi la frase è bellissima, una di quelle che, come dicevamo prima, ti stringe proprio dentro, insomma. E lì, sta terzina sul basso, così, capito, che mi piaceva proprio, che suonava. E c'è stato questo sguardo, Stefano neanche stava avanti, io stavo dietro, si gira con una faccia che io non ho mai interpretato e decifrato bene. Io mi auguro e spero che fosse per dire che cazzo, cioè, mi arriva proprio questa cosa che stai facendo, o forse più probabilmente era un rimprovero, diciamo, scendiamo da qua e spacco il culo a Giovanni, capito? Quindi mi fermai, lui subito mi fece ascoltare i suoi pezzi, le sue novità, no? Che stava limando, così io ascoltai meravigliosamente, proprio a abbagliato dalle sue musiche, e ci salutammo comunque così, senza entrare in una relazione vera e propria. Avevo un piacere, no? Lui di farmi ascoltare e io di raccogliere. L'ho conosciuto a Trastevere, io abitavo lì, lui abitava a Scala, io abitavo via della Paglia. Se conoscevamo a Santa Maria, ci siamo conosciuti così da sempre, non è che c'è stato un momento. Faceva parte io dell'ambiente e lui pure. Allora io incominciavo a frequentarlo proprio a casa, poi da casa di Stefano non si bussava, si chiamava «Ah Ste, ci stai?». Poi abbiamo scoperto delle cose in comuni, prima fra tutte le stronzate, cioè sì, in giro a di stronzate, tutto il giorno a di quante risate ci facevamo di Stefano. Ti chiami Stefano Rosso, che però non è un nome da cantautore trasteverino come... Ma intanto è un nome d'arte, perché mi chiamo Rossi? Come tanti, come 12 milioni di italiani, no? E dove abiti? A casa. Ma in che quartiere? A Trastevere. Qui a Roma? Sì, certo. Sempre vissuto lì? Sì, ma gli altri ho preso passi così, uscivo fuori. Quindi io poi mi fermavo proprio tutto il pomeriggio, no? E casa sua era un porto de mare. Nel senso che ci venivano tutti amichetti del quartiere. Magari venivano 10 minuti, no? Ma a sé, c'è sta, via su. E gli raccontava, ma che ha fatto poi quella cosa lì, com'è nata? E andavamo in giro così tutto il giorno. Io stavo a casa sua una certa ora, perché tanto lui studiava, stava a casa e studiava. Perché Stefano studiava tutto il giorno, te faceva venire nervoso. Io qui sei le stigma del ciò che faccio. Ma veramente, io non so se si possono inquadrare queste dita di Stefano Rosso, ma sono veramente segnate dal tocco con le corde di chitarra. Sì, esatto. Che significa questo? Questo è il finger picking? Significa che passo circa 8 ore al giorno sullo strumento. 8 ore al giorno? Sì. Allora, circa una quindicina di anni fa c'era a Trastevere, a Roma, un localino chiamato Il Nocciolo. Lo gestiva una certa Janet Smith, di cui conservo tuttora un carissimo ricordo. Poi si ricordi che potrebbero un attimino specificati nel dettaglio. Avveniva spesso in chiusura di serata che Janet salisse sul palchetto e tra un brano cantato e l'altro eseguisse dei pezzi per sola chitarra. Fu così che conobbi il finger picking. Ne imparai la tecnica, rubacchiando qua e là con gli occhi sulla chitarra di Janet e dei suoi numerosi amici che si alternavano a suonare nel locale.
A distanza di tanti anni, questo modo di suonare la chitarra si è notevolmente diffuso e capita frequentemente anche da noi di incontrare chitarristi che suonano con la tecnica del finger picking. A questo punto forse qualcuno si chiederà, ma cos'è il finger picking? Ecco, Stefano Russo è addirittura insegna chitarra. Sì, io ho anche scritto un libro didattico sulla chitarra che è stato recensito dal Guitar Club in modo eccezionale, sono molto contento. Mi ha reso più felice quel libro che 8 LP. La giusta posizione. Se te suoni la chitarra, no? Sta a sentire, vedi la chitarra dove sta. Tenta azzarda mai a metterla così la chitarra, che si incazza come una bestia. Anche perché Stefano Russo è addirittura ha scritto un manuale sul finger picking, mi pare si chiama, questa grande abilità, questa tecnica di toccare la chitarra, di pizzicare la chitarra con le dita. Con le dita, solo con le dita o c'è anche uno strumentino? No, c'è un pollicino, delle unghiette anche, no? Metalliche, che si chiamano finger pick. Singolarmente. E invece il pollice si chiama thumb, pollice. Pollice. Perché questo veramente l'hanno mandato al manicomio, cioè le foto l'hanno fatte loro. Stefania che gli faceva le foto, all'epoca non è che ci stavano sti aggeggi qua, che c'è. Cioè queste sono foto fatte, rifatte, i collage, dice. C'era uno dopo trovare. Cioè ci volete centinaia di mila lire di fotocopie e tira fuori sta roba. Un carattere molto libero, era come una specie di viandante, attraversava la vita con una apparente semplicità, non curandosi di tante cose delle quali generalmente la gente si occupa. Stefano non ha mai pensato a dirigere la sua vita verso un futuro. Lui viveva presente, lui viveva oggi. Oggi gli andava di fare i cerchi col compasso, facevi i cerchi col compasso, anche se tu gli dicevi guarda sarebbe più opportuno che tu facessi. Lui faceva i cerchi col compasso, poi ti convinceva pure a te che fai i cerchi col compasso era bello, tu il giorno dopo venivi col compasso, lui faceva aquiloni, aveva cambiato. Tu fumi? Che bello, col pakistano nero e con l'ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Così di casa li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno, l'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello, tornai in cucina e fai barattoli uno che... Che bello, col giradischi acceso e lo spinello, non sarà stato giusto, sì lo so, ma in 15 eravamo troppi, no. E Stefano, la storia disonesta, qual è? La storia disonesta si vive tutti i giorni, è un fatto quotidiano. Nella mia storia disonesta c'è stato un grosso malinteso. Tanti perché? Hanno visto come l'inno allo spinello, invece dentro c'era una... Pensa che si chiamava l'arte di far politica. E è stato frainteso il significato. Tant'è che io nella canzone faccio il personaggio che è contro, no? E fa il politicante. Dice è sbagliato, così, e arriva fuma. Ecco qui, il trio, Pop Studio. Capelli lunghi, spalle larghe, occhi azzurri e un dollaro in più. Due scatolette, un pollice, la voglia e puoi girartela su e giù. Grande America, bella me.
e Maggi presente non disse niente ai suoi e non tornò mai più. Cercò fortuna sulla luna e invece tornò a piangere qua giù. Ecco qua, qui siamo nel Far West, proprio che Stefano, proprio grande. Bella America, che ci hai portato tanta cioccolata, sigarette, macchinette e Tom Mix, che ci hai insegnato che l'amore è bello e si nasconde dentro i jeans, che ci hai portato Topolino e whisky, che ci hai riempito la casa di dischi, che ci hai salvato non so bene da cosa, col tuo cervello che non si riposa. E brava me, bella me. Bruciare i sogni, bruciare i motori, bruciare le tappe e non fermarsi mai. Fischiare le stelle, graffiare la luna, studiare i pensieri, contare gli amplessi che hai. Grande me. E sai cosa mette in testa le fasso discografiche? Poi era più libero, c'era la Lupus, non c'aveva sto marchio RCA da mantenere per forza. E scrive, secondo me, il disco più bello, cioè, qui c'è la sua anima country, c'è la poesia delle canzoni, e ci sono delle Charles, e c'è Lily the West, che secondo me è una delle canzoni più belle di Stefano. Dicono che quel posto è un po' il cesso del mondo, non è per te se vai cercando gente brava, però qualcosa ci sarà di bello in fondo. Forse quel gatto tra i rifiuti che mangiava. Il fortunio stava via Garibaldi all'inizio. Io nasco a piedi della scala, quindi a 20 metri dal fortunio. E sono stato non allevato, perché io sono abbastanza coetaneo, tutti quanti. Penso il più grande di me sia Antonello Venditti. Francesco è un po' più giovane di me. Anche Rino Gaetano è più giovane di me. Rino Gaetano, come no, chi lo dimentica? Mimmo Lasciulli è coetaneo. Quindi, comunque sto un po' fuori dalla classe di questa scuola, perché è un po' strano. Il suo studio aveva due anime, aveva l'anima di Giancarlo Cesaroni, che era appunto un grande amante, sostenitore, ricercatore di musica popolare, e quella di Harold Bradley, che invece era un cantante nero di gospel e di altre cose, che era più vicino al mondo del jazz. E quindi queste erano le due categorie del folk studio. Però all'inizio, alla fine degli anni 60, cominciò un movimento anche legato alla canzone d'autore, che era in quegli anni nasceva a Roma in maniera un po' prepotente, e attraverso due personaggi che aprirono la strada del folk studio alla canzone d'autore, che sono: uno è Luigi Grechi, il fratello di Francesco De Gregori, e Ernesto Bassignano. Il folk studio l'ho conosciuto imbattendomici, cioè non ero lontano, abitavo a Monteverde e per scendere a Trastevere si faceva via Garibaldi. Dal Fontanone ci stanno delle scalette e poi scendono per una ripida discesa che arriva subito a via Garibaldi, e dopo pochi passi c'era il folk studio, quindi sono capitato casualmente, ero già predisposto però. Folk Studio per me è stata una location sempre meravigliosa. All'inizio Cesaroni mi chiamava raramente, anche perché una volta, tu non so, conoscevi Cesaroni, sai qualche cosa di lui, una volta che mi chiamò per un concerto pomeridiano mi presentai con la band elettrica. E lui dovette mettere dei cavi qua, di là, degli amplificatori, una cosa che
mi diede un fastidio allucinante, però stavo facendo gli Zingari Felici e avevo bisogno di una chitarra elettrica e di un basso elettrico. Me l'ha perdonata dopo 10 anni. Il primo Vol Studio Via Garibaldi è stato veramente quello, come dire, con le poltrone sfondate, però questo tunnel lunghissimo che la gente dietro... Voi immaginatevi il blu del fumo, cioè la gente al quarta via non vedeva quelli sul palchetto perché era blu, era completamente... c'era la nebbia. Io mi chiedo oggi, come siamo sopravvissuti. È vero che il luogo aveva una sua, come dire, terrestrità anche un po', non era un luogo elegante, ma era meraviglioso, si respirava un'aria di diversità e di accettazione della diversità, anzi di valorizzazione della diversità, che era straordinaria. Il pubblico del Fall Studio era in qualche modo terrorizzante, perché c'erano queste 50, 60, massimo 100 persone che però ti indagavano, ti giudicavano. Io ho cantato nella mia carriera per platee anche molto più numerose, però devo dire che il timore del Fall Studio era più forte. L'applauso che non scattava facilmente è perché c'era una timidezza nel... il pubblico erano 20-30 persone, era una buona serata, e il pieno c'era con 50, e 100 era strapieno. Degli amici mi chiesero di scrivere le musiche, le canzoni per uno spettacolo di cabaret che si chiamava Il Manicomizio, e così con quell'esperienza, che facemmo curiosamente in un locale di Roma che si chiamava Il Cordino, che era in via Gaetano Sacchi e che divenne poi la seconda sede del Fall Studio. Quindi, come ho scritto insomma nel mio libro, io suonai al Fall Studio prima che diventasse il Fall Studio. Io Cesaroni ho conosciuto nel 1981, quando che è andato via da Orti da Liberte e ha preso il Forker Studio qui a via... c'era il Cordino prima, c'era un locale notturno e il Cordino. Poi ha preso il possesso lui del Forker Studio, ci ha messo, è andato avanti fino... non mi ricordo che data è andata avanti, insomma per 20 anni in grosso modo. Qui la famosa porta del famosissimo Folk Studio di Roma, dove sono nati tutti i cantautori della scuola romana. Venditti, De Gregori, Stefano, che ne so, Locasciulli, Claudio Lolli, tutti qui. E mi ricordo che Stefano suonava qui la domenica pomeriggio, perché Cesaroni, che era il proprietario, la domenica pomeriggio apriva questo palcoscenico alle nuove proposte, diciamo. Chi c'aveva delle cose da dire veniva qui e cantava. C'è una canzone che ho scritto così, tanto per scrivere. E andare all'RCA con 3-4 canzoni, e questa l'avevo messa così in mezzo alle altre. E invece questi impazzirono per questa canzone, che voi conoscete benissimo. Io andai in ospedale perché avevo la febbre alta. Allora andai prima a Santo Spirito, sono stato un mese, e dopo un mese dovevo essere trasferito a San Filippo, in quanto lì non facevano tonsillectomie. In quel momento ci fu una grossa lite fra me e un primario, perché la mattina all'alba mi dissero: andiamo, facciamo un prelievo. Io dissi: scusate, ma io devo andare in un altro ospedale, domattina mi faranno di nuovo il prelievo. Andiamo, giovanotte. Che giovanotte? Sono 3 figli. E insomma, non mi fece questa cosa. Venne la suora, venne il medico, alla fine venne il primario e disse: ma insomma, lei non faccia l'imbecille. E io fui offeso da questa cosa, dissi: lei usi un linguaggio adeguato al camice che indossa. Questo: ah, la denuncio! E andai via col tassì. Dopo altri 2 mesi feci l'intervento, e mi disse: contento, tutto a posto, può uscire?
fatto, ma dottore, io c'avevo la febbre. Beh, c'aveva anche prima, no? Il compenso non si paga. Via della Scala è sempre là. Un grande amico Cesaroni, tutti i giorni alle 5, puntuale. Anzi, oggi stiamo pure in ritardo, veniva prima. Ci facciamo una famosa scopetta, 5.000 lire a partita, poi tutti i soldi che io levavo a lui e che lui qualche volta levava a me. Ci compravamo sempre il whisky. Ve lo dovete immaginare così, un po' burbero, con la barba sempre un po' lunga. Noi lo chiamavamo Gamba di Legno perché poteva ricordare nell'aspetto, in alcune cose del carattere, però era un orco molto buono in realtà, che era ruvido ma solo in apparenza, solo in superficie. In realtà era poi un grande amico. Devo dire che la sua scomparsa lasciò tutti veramente con il sedere per terra, perché il suo studio era in qualche modo già consumato, perché ogni cosa è legata al tempo, a un tempo, e quindi il studio dopo via Garibaldi, dopo via Gaetano Sacchi, dopo via Frangipane, dove era stato confinato così dal comune di Roma in una cantina, non era più il Folk Studio. Io credo di essere stato l'unico in Italia a scrivere una canzone per lui che si intitola appunto Folk Studio, e mi meraviglio che altri non l'abbiano fatto, che sia stato così un po' precocemente dimenticato. Con la scomparsa di Cesaroni purtroppo ci fu la fine di un'epoca. Grande amico, guarda, una grandissima brava persona. Ne ho conosciuti poco come lui, anzi ti dirò di più. Ho pianto più quando è morto lui che quando è morto mio padre, per quanto eravamo affezionati, come due fratelli. Che non riesce a riposare. Ho conosciuto tante donne, cattive, oneste, senza età. A tutte ho dato un po' qualcosa, con tanta generosità. A lei mia madre i dispiaceri, mentre a mia moglie dei bambini. Al primo amore i sentimenti, i baci e l'acne giovanile. Via della Scala è sempre là, e io dal letto 26, io chiudo gli occhi e penso a te, ti sento invece non ci sei. Ma Stefano era sempre lo stesso, quando lo andavi a trovare non lo trovavi mai triste e giù, a meno che non aveva combinato qualche cosa, allora era, ma per questioni di famiglia sue, di vita sue, se no quando andavamo io e Luciano a trovarlo ultimamente, giocava con noi come sempre. Casa sua si allargava, come se casa sua non era soltanto casa sua, ma si allargava nella via della Scala, via della Paglia, il salotto era via, diciamo, piazza Santa Maria, no? Dove lui poi esponeva nel suo salotto le sue canzoni. Vivi di Roma, sotto il sole d'oro, e giù per Fiume scende il mare caro, e vide pure tante stelle, erano tutte belle ciumachelle, scansano nuvola per poter guardare quel sole che oramai è troppo lontano da Versalone all'ultimo romano. E chi veniva là? Venivano dei ragazzi sensibili alla musica, tra cui c'era Claudio Baglioni. E questa cosa di Claudio Baglioni, devo dire, Claudio Baglioni ha afferrato a piene mani la musica di Stefano proprio perché aveva capito quanto valore aveva, era un maestro.
e al punto di portare, nel momento di crisi di Baglioni, portare in televisione, io me lo trovai inquadrato in televisione che diceva: adesso nel nuovo LP ho dei pezzi favolosi per il nuovo LP, e cominciò a cantare Valentina. Baglioni cantò in una trasmissione del 75, non ricordo se era uno sconosciuto dei giorni d'oggi, una cosa del genere, e cantò due canzoni di Stefano, che erano C'è un vecchio bar e Valentina. Quando vado a Trastevere già si sapeva, quindi era inutile dirlo. Facciamo finta di essere a Santa Maria in Trastevere. Mm. Oramai Santa Maria in Trastevere è una piazza dove non ci sono solamente più i soliti romani, ma ci arrivano ogni giorno giovani di diversa nazionalità, di diverso colore. E comunque, senza parlare tanto, per chi non la conosce io gliela canto. C'è un vecchio bar nella mia città, in una piazza tipica si sa, coi cappelloni sempre stanchi, ma di cosa questo non si sa. C'è un vecchio bar nella mia città e c'è un amico sempre ad aspettare, un certo flipper tipo Williams che mi dà un po' di felicità. E c'è il filosofo fallito che non sputa mai, e una ragazza per bene che va cercando guai. C'è il ragazzo negro che mi canta i blues, e un vecchio obeso grida non ne posso più. C'è un vecchio bar nella mia città, coi tavolini e con le sedie come tutti gli altri bar, ma c'è qualcosa in più, la mia gente ed un certo Williams ad aspettare. Nel 2005 Baglioni fa sempre, a dicembre fa un concerto a Palazzo a Firenze, Palazzo Sport di Firenze, e chiamo Stefano e diciamo si è quasi scusato di questa cosa e hanno cantato Valentina insieme. Dove è andata Valentina, chi lo sa, quella che scappò di casa un anno fa, l'hanno vista insieme a due di baci strani, due di quelli che ragionano con le mani. Io non mi sbagliavo, fa la bianchi al quinto piano, e alla madre lo dicevo, calchi un po' la mano, e adesso ben gli sta. Mezzanotte in casa Bianchi al quinto piano, come mai non rientra in casa Paola, è strano. Notte bianca in casa Bianchi, Bianchi in faccia, è mattino già e inizia ormai la caccia. Si è saputo, l'hanno vista poi montare su una moto, una di quelle da girare, coi blue jeans e un sacco a pelo andava in là, su una chiappa aveva scritto libertà. Stefano Rosso. Nell'epoca in cui lui cantava non ha avuto un grande successo, no? Un momentaneo così, soprattutto a causa di quella canzone Che bello, gli amici, la chita, che lo conoscono tutti per quella, mentre invece lui ha scritto delle cose molto molto belle, si meriterebbe anche post mortem, diciamo, un recupero almeno come quello che è accaduto a Rino Gaetano. Era un tipo particolare. Io non credo che lui abbia sofferto di queste cose, io credo che Stefano abbia sofferto piuttosto di altre cose artistiche ma interne a sé, nel senso Stefano era più combattuto che combattente rispetto a certe cose, insomma, e questo viene fuori pure dalle canzoni. Era non un suo disagio, era una sua, diciamo, un dibattito interno. Non era un dibattito con la sinistra, se ne fotteva proprio Stefano della sinistra, della destra, lei poi gliene poteva fregare di meno. Lui non aveva
una presenza scenica da star, no? Era un uomo normale, insomma, era modesto, era sottotono, così, understatement, come direbbero in inglese. Vabbè, gentile, dai. Però gentile, molto carino, molto educato. Insomma, era un'anima semplice, come tutte le persone che modestamente si accostano all'arte. Questa è una cosa che... cioè l'immodestia è di quelli che sanno far niente. E tra gente che gesticola con le armi, e tra i nuovi santi illuminati al neo, sta nascendo un nuovo tipo di ideale, quello Yankee tipo fatelo da voi. E tra scioperi d'autonoma estrazione, lo studente che si interroga da sé, sta covando forse la rivoluzione, mentre la signora bene prende il tè. Colpo di stato, ma che colpo se non fa. La storia di Stefano e di tutti gli altri grandi della musica d'autore italiana è semplicemente che non hanno mai fatto il disco per l'estate. Ci siamo conosciuti e ho comprato qualche disco da lui e poi siamo diventati amici, usciamo insieme, andavamo a mangiare fuori insieme, senza... disponibilissima, ma no con me, con chiunque si avvicinava, insomma. Abbiamo organizzato una cena con festa, col concerto e tutto a Trastevere, proprio fuori Bar San Calisto. L'ho organizzata, mandata di fare una vecchia festa come era negli anni 60-70. Lui venne, mi ricordo ancora, c'era ancora la sua chitarra col foro, salì sul palco e fece due pezzi suoi, e credo che poi cantò un'altra cosa, ma non era sua. E certo, immagino poi lui scende al palco e si fuma sta sigaretta e ce l'ho su un documentario. E qui Stefano che si è riunito un po' alla sua romanità, insomma, davanti al bar dove c'è scritto tanto, c'è il fratello. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 15. Chi fa guerra blaterando nei caffè. Poi c'è chi cercando la rivoluzione. Secondo. Chi confonde il pranzo con la colazione, chi confonde la salute con la vita, e da migliaia d'anni non cambia la storia, Giulio Cesare ha avuto testa pelata, e il copione ormai lo sanno tutti a memoria. Stavano questi trasteverini antichi, vecchi, morenti, fantasmi, e lui stava là in mezzo ai suoi fantasmi. Lo Stato qui non c'è, colpo di Stato. Va allo stadio, aspetta, vengo insieme a te. Quando abitavo a Trastevere da piccolo e non ero il capofamiglia, ero solo... Fra l'altro io ho avuto la peggio interpretazione, in quanto non ero il primo, non ero il secondo e non ero l'ultimo. Fu una tragedia, peggio di quella di Madak. E allora stavo nel mezzo, e andare a prendere un litro di latte a credito toccava a me. Comprare 5 supplì. Pensate che quando noi eravamo talmente poveri che quando passavano i proletari a casa nostra dicevano a morti di fame. Era un periodo comunque che in cui ci sentiamo spesso. Lui voleva fare... avevamo iniziato un lavoro insieme. Lui era, un giorno mi chiama, dice guarda, vorrei parlarti di un progetto che volevo fare. Voleva fare. Lui era sempre affascinato dall'idea del viaggio, era una cosa sempre affascinata. E sin da quando mi diceva che ha cominciato, c'è sempre un po' una linea del viaggio, vado in America, prendo l'America ritorno, Valentina, quella che è scappata, quella che va via di casa, quello che è. Il viaggio c'era questa cosa del viaggio che gli piaceva un sacco. A me il viaggio onestamente non mi ha mai affascinato, quindi abbiamo trovato una specie di compromesso, nel senso di uno che gli succede una specie di incidente, insomma entra in coma e viaggia con la testa, però resta fermo, quindi viaggiando da fermo. Giunto finalmente la mattina della partenza, mi svegliai con la bocca asciutta. Avevo bevuto e fumato troppo la sera prima, ma quello stato di leggero fastidio stimolava la mia voglia di uscire il più presto possibile.
Nella casa ero solo e non nego, appena attraversato il salotto, di aver avuto la tentazione di spogliarmi e rimettermi a letto. Ma così non feci, e dopo aver lasciato la lettera di congedo sopra il tavolo della cucina, guadagnai l'uscita cercando di non pensar troppo. Ricordo di aver camminato verso la strada che cinge il mio quartiere e che dopo il grande bivio offre una possibilità sterrata e quasi abbandonata di continuare. Camminai molto e molto pensai, mi tornarono in mente le volte che avevo detto di voler partire così, per celia, per stupidità, senza sapere che un giorno l'avrei fatto davvero. Dopo diverse ore di cammino, non troppo faticoso perché portavo con me solo una piccola borsa, mi accorsi di non conoscere affatto il posto in cui mi trovavo. Ma non importava in fondo, non sapevo dove andare e soprattutto non avevo fretta. Seguii il bagliore di una strada illuminata da caldi fari gialli e una volta montato sopra questa, cominciai a camminare come un gambero col pollice in su. Il cambio di passo mi scaricò tutta la stanchezza improvvisamente sulle gambe, facendomi sbarellare senza criterio. Continuai così per decine di metri, fino a che un furgone con su scritto Fratelli Salieri mi caricò senza tergiversare troppo. In quel preciso momento iniziava la mia avventura, come dicevano e dicono sia andata. Il vero Stefano era quello veramente strambo, ma straordinario. Una stronzata abbattuta, un bicchiere di vino, una sigaretta, tante sigarette. Mi ricordo forse Muratti morbide, non lo so, però se non trovava le morbide non si piava e smadonnava perché non ce l'aveva. Lui era proprio l'anarchico sbruffone che prendeva in giro tutto e tutti. Era buono, generoso, intelligentissimo. E se questa è un'opinione non fa niente, sappi amico, è morta tanta gente che credeva tanto in un mondo migliore e anche oggi vedo gente che ci muore, chi sul fronte armato, chi dentro un cantiere, chi in un bar flippato a scrivere parole che nessuno forse poi rileggerà, ma domani è un altro giorno, chi lo sa. E volavano le notti in allegria, era quella un po' la dimensione mia, mi toccò qualcuno con parole strane e mi trovo adesso solo come un cane. E se il cane si offendesse, poco male. Meglio un nemico che amico un maiale, che fa i conti sulle possibilità, sui tuoi mezzi e sulle tue necessità, e ti dice bene ma non è finita, spremi bene il tuo cervello e la tua vita. E volavano le notti in allegria, sono ricordi, sono rimasti sulla via. Col mazzo di fiori aspetta le donne che passano, a dare il mazzo dei fiori invece poi lo dà in testa al ragazzo con la bicicletta. Pierio era anche un amico di Stefano, sulla copertina. La famiglia è bella. Che lui vede arrivare Gabriella, gli vorrebbe dare i fiori in testa a Gabriella, invece poi sai io dai i fiori in testa. Sono vecchio con due occhi da bambino, forse è vero ma la meta è lì vicino. E se questa è un'opinione non fa niente, sappi amico è morta tanta gente che credeva tanto in un mondo migliore, e anche oggi vedo gente che ci muore, chi sul fronte armato, chi dentro a un cantiere, chi in un bar flippato a scrivere parole che nessuno forse poi rileggerà, ma domani è un altro giorno, chi lo sa. Abbiamo avuto uno scazzo terribile che è finito sui giornali e non so se lo sai, ma sul Messaggero siamo finiti. Al convento occupato nel 76 mi ruppe una bottiglia in testa, venne Rino Gaetano a suonarmi all'ultimo piano a Medaglie d'Oro, dove abitavo senza ascensore, un bel palazzo Liberty, carinissimo. E oh, ciao Rino, che vuoi? Si schiva e si fa avanti Stefano con un mazzo di fiori e me lo fa per dare in testa così. Io gli do una spinta perché mi sono cagato sotto e un altro po' finisce di sotto la tromba delle scale. Poi capisco la cosa, mi calmo, ci abbracciamo, Rino Gaetano si mette a ridere e mi ha portato lì a fare pace. Terra va.
l'uomo non capisce e cosa fa. Hai il mare in tasca e l'acqua a cercare. A chi chiede il potere, tagliene a sazietà. E a chi denaro chiede, tagliene a volontà. Perché quando vedi una persona così, così particolare, proprio così vera, così... e ti sembra come un Don Chisciotte di oggi, non si ferma, effettivamente questo non si ferma, capito? Cioè questo continua fino alla fine, quindi non, è difficile che non ti innamori di una cosa del genere, perché è una bella storia, indipendentemente da poi dal cantatore, è proprio una bella storia, con un brutto finale, ma tante volte le storie per essere belle ci devono avere un finale un po' così, insomma, triste. Non ricavò dal suo lavoro e dalla sua arte, perché di arte si parla, non ricavò certamente quello che avrebbe, neanche la metà di quello che avrebbe meritato di ricevere. La meraviglia, capito come? Stefano era un bambino, era meravigliato delle cose, si divertiva, pure io, si divertiva con queste scelte. Che te posso dire? Noi camminavamo, no, poi tutto un botto lui faceva. Chi arriva prima là, via, si mettevamo a correre, così, senza senso. Finito il pranzo, Stefano si avvicinava alla pagina di dischi, alla registratura, al computer, seconda dell'epoca storica, e ci faceva sentire la musica. Diceva, guardate qui, sentite. Però la differenza dell'ascoltare la musica che magari tu fai, non ti faccio sentire, no, era cultura, cioè una cultura non data dal professore, ma data, tu sentivi che lì era una lezione di musica. Guarda, Stefano diceva sempre una frase, lui non voleva essere carne da macello, ha sempre rifiutato di essere carne da macello. E se ne è ito l'ultimo romano. Quel giorno, sì, si era svegliato strano. Disse alla moglie, non te figli appena, male che vada se vedemo a cena. Non vide manco Gigi il macellaro, guardò Trilussa con sorriso amaro e Ponte Sisto, che manco se vedeva per via del traffico, e lui ce lo deva. Passò il semaforo, per rimirasse il fiume, lo guardò scure, stette, a ripensare. Poi disse, andiamo, e si scrollò le piume. Come fu che successe, non si sa. Traversò, come uno che non ci vede, forse stava a guardare la morte in faccia, con quel casino. Mise in fallo un piede, in mezzo a quel semaforo boiaccio. L'occhio appannato, con le braccia in croce, rivide Roma sotto il sole d'oro, e giù, per fiume scende il barcarolo, e il barcarolo va, cantò una voce. Poi guardò in cielo e lenta alzò una mano, scansò una nuvola per poter guardare quel sole che calava un po' più piano, per dar un saluto all'ultimo romano. Thank you.
nella mia stanza tanti libri colorati, due o tre pacchetti vuoti, un disco nuovo, tanti usati. Conto le lattine con l'orecchio su un ragtime e volo dove chi lo sa, volo e sento che mi va. Prendo un Douglas e via col vento, prendo l'ultimo metro. Com'è bello quando sento che ho capito e che lo so, che è più facile scalare la montagna più alta se volo. E sento tutto questo dentro me. Io ho finito? Ciao. Cosa? Io vi ringrazio, ho passato una serata molto bella, anche perché... Fatemi parlare. Non parlo mai, canto solo. Cioè io sto qui, canto e suono, non parlo. Voi parlate, quelli ne hanno spesso un attimo. Beh, di voi, qua ne cantate, oh? Prendo una chitarra, fate comprare una chitarra, o a classica, o a elettrica, fate come pare, va bene? Ho lasciato qualche amico e tanti sogni da quartiere. E le cose che racconto per un terzo sono vere. E alla piazza che ho otto lati, fatta intorno alla fontana, ho inventato la mia favola romana. E le ragazze delle prime feste fatte in casa hanno riempito scuole e strade di bambini. Il primo legno che ho suonato è diventato fumo, ci avranno fatto il fuoco forse dei cerini. Sono passati treni e nuvole, quanti fiumi hanno girato, dalla spiaggia ai monti anch'io ci sono stato. E le rose al mio giardino sono tornate anche quest'anno, come torna l'uva e il vino a fare danno. Dei negozi con le insegne, con la scritta di vernice, c'è rimasta un'osteria ma vende quadri. Nelle tasche del cappotto 100 lire da cornice, sono sparite insieme ai vecchi buoni ladri. E nonna Amalia coi nipoti e i tavoli di marmo, la lotteria ogni giorno sorteggiava un pollo. E l'immondizia per le strade ogni capodanno, a noi bambini ci fioriva sopra il collo. Son passate tante lacrime, perché no, tanti sorrisi, le nottate, le cambiali e quanti avvisi. Ma il mio diavolo che è andato per seguire una gattina, l'ho rivisto e ritornato stamattina. E m'affaccio alla finestra, sembra che chiami qualcuno, ma come ogni volta poi non c'è nessuno. E ci bevo su una tazza di caffè alla macchinetta, perché ho tanto tempo, perché sono fretta. Così mi faccio 2 minuti di pazienza indiana, le 4 tecniche non le ho dimenticate. E una serata con gli amici a fine settimana, e poi di corsa tutti incontro un'altra estate. Son passati treni e nuvole, quanti fiumi hanno girato, dalla spiaggia ai monti anch'io ci sono stato. E le rose al mio giardino sono tornate anche quest'anno, come torna l'uva e il vino a fare danno. Ieri il cielo era coperto e oggi è ritornato blu, solamente viola non ritorna più.